Era da un po' di tempo che non facevamo una buffata, è giunto il momento di fare la buffata. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E cosa c'è di più nerd della nostra buffata a fumetti settimanale? No, non più, da un po'. Scusate, ci ho avuto un casino di cose da fare, per cui la buffata è saltata per mi pare 2-3 settimane. Ma oggi riprende con estremo slancio, estremissimo slancio. Vedete qui, dove stanno? Qui la pila clamorosa di cose. Alcune cose già ve le ho presentate sul secondo canale, se lo seguite, se seguite gli Arcade Caffè, alcune cose non saranno in anteprima, ma comunque le approfondiremo perché nel frattempo molto di quella pila l'ho letto, quindi va bene così. Scusate. Qui intorno c'è la grafica del sito Viola per dirvi due cose. La prima, qui su, a 1000 follower sul sito Viola, noi faremo il video collezione e probabilmente sarà un video collezione live, quindi la vedremo proprio assieme in una live bellissima, spero. Due, qui. Io faccio sempre al contrario. Qui ci sono tutti quanti quelli che seguono, regalano e subbano. E marzo sta per finire, ma marzo era dedicato all'Ucraina. Era dedicato a fare qualcosa per la guerra in Ucraina. Tutti i proventi di YouTube e di Twitch che avrò a marzo li devolverò immediatamente in beneficenza e così tutti assieme contribuiremo. Senza spendere una lira, ma spenderanno gli sponsor e gli spot che avete visto sui miei video e qui su Twitch, o gli abbonamenti Prime, anche lì pagherà Amazon per questo, andranno tutti quanti in beneficenza. Poi vedremo se a Save the Children, la Croce Rossa, vedremo un po' come fare agli inizi di aprile, una volta fatto il consuntivo della cosa. Non sarà tantissimo, ma come dico io, l'oceano è fatto di gocce, noi siamo una goccia. E ci impegniamo per quello. Chiuso questo discorso che per me era importante, ricordatevelo sempre, iniziamo con i primissimi fumetti. Andiamo a cambiare. Oh, guardate che bella, eh? Che figata, scrivania, stupenda. Allora, iniziamo col digitale. Vabbè, dai, iniziamo col digitale. Mettiamo subito questo qui. C'ho un po' di cose in digitale, soprattutto dei cartonati che mi dovranno arrivare da un lato e andare a prendere il fumetteria dall'altro. Quello che mi deve arrivare è questa cosa qui, bellissima. Il cartonato della serie La banda di John Coffin di Tex Willer. Boselli e Brindisi firmano una storia interessantissima. La cosa più interessante è sicuramente questo lungo editoriale di Mauro Boselli che spiega il perché di questa serie. E poi aspetto il cartonato per godermi in grande formato questi disegni stupendi di Brindisi e questa storia molto molto interessante che va a ripercorrere una delle cose più tristi, più atroci, più formanti, più impattanti della storia di Tex e della storia del giovane Tex Willer e della famiglia di Tex Willer. Quindi, ragazzi, un cartonato dal costo importante, 26 euro, ma sono veramente tantissime pagine. Io qui, sinceramente, wow, quante ne sono? Sono veramente tantissime pagine, 321 pagine, ragazzi. 321 pagine. Mi pare che la storia fosse di 5 episodi, quindi veramente una cosa che per chi ama Tex Willer, è difficile rinunciare in questo formato. Poi, ovviamente, se ci avete i Bonelli e la storia sta lì, io dico, questo è soltanto per chi vuole approfondire, vuole avere qualcosa di un po' più. Lo so, in tanti di voi diranno: "Eh vabbè, ma se c'era il colore, a parte che costava 10 euro di più, sicuro, ma il colore fatto bene ci doveva stare, no? Il colore dei Tex che fanno
Questa è una polemica mia, capitela se volete. Secondo, questo lo devo andare a recuperare in fumetteria, il pianeta di morti, il terzo volume, la fine e il... E il mio inizio. La fine è il mio inizio. Alessandro Bilotto e Giulio Camagni per il terzo volume in ordine cronologico del Pianeta dei Morti. Il Pianeta dei Morti ha sempre in questo formato cartonato, grande, bello, posso dire bello perché già ce n'ho due, quindi so come sono fatti, questa introduzione che fa capire come Bilotta ha ragionato nell'inventare questa storia. Non è lunghissima, diciamo che può andare. E poi... Ah no, questa volta non c'è. Di solito ci sono delle gallerie. Questa volta non c'è assolutamente nulla. Solo storia. Vabbè, comunque io lo prendo perché il Pianeta dei Morti è una storia che merita tanto. Poi... Il Dylan Dog Magazine mi è arrivato giusto ieri, sinceramente non l'ho neanche aperto, ho giusto visto due cose. Ho visto innanzitutto il prezzo, 8,50, è aumentato di 1 euro dall'anno scorso e di 1,60 dal 2020, costava 6,90 nel 2020. Che cosa diavolo sta succedendo in questo mondo, appunto? Questo qui è il sommario, ci sono due storie. Il faro è come in uno specchio deformante e tutto il resto sono redazionali che di solito sono ben curati. In questo caso non vi so dire, c'è anche una storiellina, la storia di Susie e Merz di Bacilieri e Giusfredi. Che fa strano di Bacilieri e Giusfredi, di solito è sempre l'autore, però... Bacilieri e Bacilieri, quindi c'è la storia di Susi, non ve la mostro per intero perché sarebbe spoiler, non va bene, guardate quanti redazionali. Alla fine, se vi piace di informarvi e se vi informate non tramite internet ma tramite giornali, questo è un giornale, una rivista come tante, ma fatta da gente... come Maurizio Colombo, appunto, cioè comunque da autori di livello. Quindi 8,50 è un prezzo che per me non è abbordabile, però non escludo che per tanti di voi lo possa essere, visto comunque la tipologia di prodotto. Gli altri due ce li ho qui in volume perché alla fine mi sono arrivati, quindi andiamo rapidamente a prendere i volumi. Allora, io volevo iniziare con questo, che è l'ultimo volume di Supereroi, leggende DC, Wonder Woman, carne, disegni come sempre eccezionali. Volevo iniziare con questo perché finalmente possiamo leggere, noi che abbiamo seguito tutto il ciclo di Supereroi, le leggende DC, tutta la saga, questa saga di Wonder Woman. Sangue, coraggio, ferro, guerra e carne. Non è questo l'ordine corretto di lettura. L'ordine corretto di lettura ve lo svelo soltanto sul gruppo Telegram, perché è giusto che sia così, me l'hanno svelato anche loro. Non si leggono in quest'ordine, si devono leggere in un ordine differente. Vabbè, adesso lo scopriremo insieme sul, appunto, no, non posso mettere tutto quanto sull'iPad, lo scopriremo insieme sul gruppo Telegram. Come per esempio io devo iniziare la lettura perché ancora non la faccio. Settimana scorsa invece, cioè due settimane fa, perché sta settimana, oggi è mercoledì, ma sta settimana ancora non arrivava alla mia edicola, di solito arriva martedì. Comunque, due settimane fa ormai, Lanterna Verde ha ricercato Hal Jordan, disegni eccezionali per una collana che continua a stupire, oltre che continua proprio, perché dal 51 in poi continua. State collegati perché nei prossimi giorni arriverà un video fatto in collaborazione con il gruppo Telegram, con Federico e Alexandros, i quali mi hanno suggerito appunto i volumi da recuperare. Ora, non storcete il naso, Supereroi Leggende DC è dedicata a chi non conosce DC, o al limite a chi vuol recuperare qualcosa che non ha in libreria ad un costo accessibile, ma soprattutto a chi non conosce DC, cioè a gente come me. Per cui io ne parlo della mia esperienza
nel recuperarlo, nel leggerlo, e vi dico anche quali saranno i volumi che si dovranno aspettare con maggior interesse, perché nella comunità che legge DC sono quelli universalmente riconosciuti come i migliori. Avrò degli appunti fatti in parte, rintracciati in parte da me, fatti in parte da Federico Alexandros. Non ci trovo nulla di male, si chiama ricerca. Chi sa di essere un tuttologo sa di non sapere. E qui la chiudo. Poi, ragazzi, Il Corvo, edizione definitiva, James O'Barr. Questo qui l'ho fatto vedere già a chi segue Arcade Caffè, l'ho fatto vedere così al volo. Questo qua è un volume di recupero, non è una nuova uscita. Sempre sul gruppo Telegram tanti, soprattutto Alexandros, me l'ha continuato a consigliare, e devo dire un gran ben consiglio. Una storia decisamente universale, se pensiamo che questa storia è del 1900, rischia di fare una figuraccia, è del 2000, no, 2004 è un'altra cosa, questo qua è Van Gogh, ci sono anche tutta quanta una serie di poesie all'interno. Di questa diventa sempre più complicato vedere. Allora, non lo riesco a vedere. Io Del Corpo avevo praticamente letto soltanto, niente, non si capisce, questa edizione di che anno è, che ci sta la traduzione, ci stanno le poesie di Rimbaud, il copyright, questa è una ristampa del 2011, ma mi sembra difficile che sia dell'81. E sì, era dell'81 la storia originale, fu disegnata nell'81 la primissima, mazza. C'ha 30 anni, 40 anni, wow, è di un'attualità disarmante, è di una bellezza incredibile. Guardate che tavole, ha delle tavole veramente pazzesche, e sapere perché è stata concepita, come è stata concepita, questo meriterà tutto quanto un video suo, però calmo e tranquillo, sapere appunto come è stata fatta e perché è stata fatta è di una tristezza e dolcezza al tempo stesso incredibili. Quindi io a mani basse vi consiglio di recuperarlo, soprattutto vi consiglio questa edizione. Io l'ho pagata 15 euro, è nuova, però non è nuova nel senso non è usata, però è assolutamente godibile. Peccato questi cartonati di edizione di BD di allora, del 2011 appunto, di questa edizione qua, che erano cartonati per modo di dire. Poi c'era questa cosa qua di farli così tanto più alti, guardate come si rovinano, vabbè. Allora, altro arrivo del quale ho parlato sia in una live che ho girato, che ho fatto insieme a Gianluca, Luigi e a Francesco di Pop Culture, sia credo anche sempre in Arcade Caffè. Se guardate, ragazzi, se seguite Arcade Caffè avete tutto in anteprima. Ho recuperato Crossover, finalmente me l'ha mandato, grazie, me l'ha mandato Salda Press. Crossover è un fumetto, è il nuovo fumetto di Donny Cates e Geoff Shaw, con i colori di Cannifi, che dovrebbe essere, se non sbaglio, ho letto talmente tanta roba, potrei sbagliare, dovrebbe essere uno dei coloristi anche di Invincible, ma credo di non sbagliare. Un fumetto particolarissimo di supereroi, ma dei supereroi di Donny Cates. Voi sapete che Donny Cates ha scritto già Batskill, del quale io ho parlato, e Paybacks, due fumetti abbastanza strani. Il primo, Batskill, in cui il supereroe diventa super quando si fa di psicoattivi, che possono essere dalla caffeina al cioccolato a droghe di vario tipo, o anche soltanto ubriacarsi. Payload invece è praticamente la trasformazione dei supereroi in esattori di debiti. Perché? Beh, perché non tutti possono essere ricchi, sfondati come Batman, e quindi le attrezzature costano e devono chiedere dei prestiti per le stesse. Come c'è l'assicurazione sanitaria, c'è anche l'assicurazione dei supereroi. Riunire tutti questi
all'interno di questo universo con anche alcune figure che già conosciamo, qui c'è Batman, ma se vediamo ci sono anche altri che dovremmo conoscere, è stata una bella prova. Non vi dico altro, questo numero merita sicuramente un video tutto per sé, il primo, speriamo, di una bella serie. Passiamo a Bonelli. Bonelli ci propone: questa settimana vi propongo io, in realtà, dopo appunto le prime letture digitali, questo Tex Willer, I guerriglieri di Juan Cortina, che è una storia in 6 albi, questo qua è il primo, scritta da Mauro Boselli e disegnata da Bruno Brindisi, anche questa qua, come quella di John Coffin, disegnata da Dio, ragazzi, è disegnata veramente benissimo, una cosa bella bella bella, non so se iniziare a leggerla subito oppure se aspettare l'ultimo mese. Guardate che bella bella copertina, di Dotti, sì Maurizio Dotti, che bella copertina di Dotti, veramente bella. Poi ragazzi, allora, è uscito il secondo volume della doppia uscita su Alben, sul passato di Alben. Storia interessante, storia che finalmente ci fa vedere un po' del passato di Alben che non abbiamo conosciuto neanche nelle Dragonero Adventure. Anche questo qua lo dicevo in una live di Arcade Café, non abbiamo conosciuto neanche lì, qui lo conosciamo veramente adolescente e iniziamo a capire anche chi è il mago oscuro, che in realtà era suo amico, che il negromante che dovrà affrontare Alben. Una storia, una doppia storia molto interessante, diciamo che se i cicli iniziano così non ci si potrà lamentare, se arriverà a Lucca Comics con il nuovissimo ciclo veramente in grande spolvero. Ma abbiamo anche un unboxing qui. Allora, ragazzi, vi dico subito. Io ho ricevuto da Kaiju, Star Comics, da edizioni Star Comics, Kaiju numero 8. Perché appunto mi hanno detto: vogliamo che lo leggi, te lo mandiamo. E me l'hanno mandato e io l'ho letto. Mi è piaciuto, devo dire sinceramente, mi è piaciuto. Poi in un video approfondimento lo approfondiremo e cercheremo di capire se sarà veramente, se potrà mai essere veramente l'erede dell'attacco dei giganti. Qui non ne parlo perché sarebbe un discorso troppo lungo. Me l'hanno mandato, mi è piaciuto, volevo leggere subito il secondo. Io scan non le leggo, io in inglese non leggo e quindi niente. Quindi mi sono comprato il Monstrous Box di Kaiju Number 8, che non è altro che un box in cui sono contenuti il volume 1 e il volume 2 di Kaiju numero 8 e dei prendipolvere che adesso vedremo insieme. Grossa delusione, adesso la vediamo insieme. Allora, costa 14,90, quindi costo, diciamo, non proprio popolare, però se c'è qualcosa di carino dentro lo vediamo. Allora, togliamo questa, questo non serve a niente. Innanzitutto c'è una spilla magnetica che non vi posso far vedere come funziona. Qui non c'ho nulla. Ok, questo qua è fatto di ferro, quindi la posso attaccare qui al bastone del microfono. Poi c'è una spilla normale con la faccio vedere più da vicino, con la copertina, praticamente con il disegno, che è il disegno di copertina dell'edizione Variant. Questo qua invece è il disegno di copertina dell'edizione normale. Poi c'è un portachiavi, e soprattutto c'è il numero 2 e il numero 1 di Kaiju Number 8. Anzi no, c'è un'altra cosa che ha creato un po' di scalpore,
che è la card di plastica plastificata, che però, ragazzi, non è numerata, quindi valore collezionistico pari allo zero, neanche il costo della plastica. Ma quello che ci frega, tanto chi l'avrebbe mai rivenduta una cosa del genere. Eccolo qui, c'è il numero 2 e c'è il numero 1. Ma dico io no, ma io mi compro il Monstrous Pack, 15 euro, 4 spille inutili, il numero 1, il numero 2 e tu il numero 1 me lo metti in edizione regular. Ma perché? Ma da dove? Ma che cosa vi siete bevuti? Ma perché? Ah, perché poi avete fatto l'edizione Variant, la Limited, che si deve comprare a parte. Quindi praticamente io ho pagato 14,90€ per due volumi che assieme non arrivano a 10 euro, non arrivano a 10 euro, e quindi ho pagato praticamente 5,10€ per questo coso de carta e queste quattro cretinate. Scemo tu, perché qua c'è scritto tanto bene, contiene volumi 1 e volume 2, non c'è scritto da nessuna parte che dovrebbe contenere la variant. Guarda, sono andato veramente su tutte le furie per questa cosa. Perché voglio dire, ok che questo me l'hai regalato e ti ringrazio tanto Star Comics, ma questa cosa qua un lettore non si fa. Se io compro il pack, nel pack ci dovrebbe stare qualche cosa di unico. Sì, c'è il numero 2, vabbò, ma il numero 2 esce ad aprile. E dai, cioè, oltretutto... io l'ho comprato, ci sarà il 90% delle persone che se lo leggeranno in scan. Dammi un'edizione variant. Ci stanno delle belle edizioni, effettivamente sono delle belle edizioni che hanno la sovracoperta. Questa qui ha semplicemente le alette. Che hanno la sovracoperta che ha dei giochi di luce, di rilievo, molto interessanti a chi piace questo tipo di cose. Sono stati bravi a farlo. E lo devono mettere qua dentro. La dovevano mettere qua dentro un'edizione variant, non dico la limited, ma quantomeno la variant, non la normale. La normale me la compro così, la normale me la compro così, fine. Oltretutto, in questo box non c'è neanche una cartolina, Dio santo, non c'è neanche una cartolina. Dico io, le cartoline, no, le cartoline stanno nella limited e nella variant. Ma quante edizioni devo comprare? Questo è il Monstrous Pack, ci deve sta tutto. No, non ci sta. Hai sbagliato tu, l'hanno detto. È colpa tua. Sì. È colpa mia. È di un marketing che effettivamente spinge più al non dire che al dire le cose. E vabbè. Del fumetto non ne parlo perché ne parliamo in un video apposito, appunto, nel quale facciamo il confronto con Attack of Titan. Nel complesso mi è piaciuto, però ci sono delle cose da dire, perché altrimenti uno lo compra sperando di trovare qualcosa e invece c'è qualcos'altro. Bello, bello uguale, interessante, però è qualcos'altro. Oh! A proposito di soldi spesi male, Under Ninja. Allora, dallo stesso autore di I Am Hero, a 6,90€ il primo volume di questo nuovo racconto di Kengo Hanazawa, in cui vediamo, il protagonista è un ninja senza lavoro in una società in cui esistono i ninja e fanno il lavoro di mercenari spietati. Detta proprio in due parole, è così. Ma un numero pieno di un'assurdità, di un grottesco, come dice Mariano nei commenti del video che è già sul canale, tratto da una live di Arcade Café, grottesco, un volume grottesco. Io andrei anche oltre,
perché effettivamente l'ironia, la satira che c'è all'interno di questo volume non mi ha colpito, non mi ha fatto ridere, non, anzi mi ha un po', da un certo punto di vista, mi ha tirato fuori dalla storia stessa. Ogni volta che andava su questa ironia che non capisco, uscivo dalla storia. Storia che potrebbe anche essere interessante. I disegni non sono, secondo me, eccezionali, sono decisamente troppo descrittivi. Bellissimi i fondali, ma ovviamente sono tratti da foto, eccetera. Non mi piacciono tanto questi disegni perché sono molto molto plasticosi, sembrano dinamici, ma in realtà non lo sono affatto. Quindi, boh, non la proseguirò. È anche vero, me l'avete detto sul gruppo Telegram, che Hanazawa solitamente, cioè con I'm a Hero, dopo i primi volumi ha cambiato completamente rotta, evidentemente perché il suo editor gli avrà suggerito qualcosa e quindi è diventato altro, è diventato invece un bel fumetto. Ma io, raga, a 6,90€ io sta prova non la faccio, non posso prendere 3-4 volumi così, tanto perdi una cosa che non mi piace dall'inizio, punto. La tiro via. Boh, stava a 1€. Uno di voi me l'ha suggerito su Instagram, mi ha detto: no, questo lo devi prendere per forza, sta a 1€. Vabbè, lo prendo. Di solito queste Discovery Edition sono sempre delle fregature assurde. Non l'ho neanche sfogliato troppo, sinceramente. I disegni non è che siano chissà che, ma diciamo, se la storia prende è un'altra cosa. Quindi facciamo che gli diamo una possibilità, però prima lo devo leggere. L'ho preso appunto perché sta a 1€, perché uno di voi mi ha detto: no, lo devi prendere perché è bellissimo. Beh, speriamo. Gigant numero 9, si arriva quasi alla fine, dovrebbe essere il penultimo, perché il decimo e l'ultimo, Hirota Oku, già autore di Gantz e Inuyashiki, conclude la sua saga della gigantessa, divenuta gigantessa, dell'attrice porno, che poi diventa gigantessa e aiuta a sconfiggere degli esseri sovrumani giganteschi, e che ha una love story con un ragazzino delle superiori. Perché si può fare? Non è che vi posso far vedere granché, perché sono tutte immagini piuttosto... Santo cielo, c'è qualcuno di... Ecco, no, neanche questa. Ok, qua, questa la posso vedere. No, il disegno è bello, è carino. La storia non mi sta facendo impazzire, però l'ho proseguito, lo sto facendo tutta quanta, perché voglio vedere dove vuole arrivare. È talmente fuori dal mondo questa cosa qua, voglio vedere dove vuole arrivare l'autore. Gli manca un volume, io il 9 ancora non lo leggo, quindi vediamo. Allora, primo numero della Gazzetta di Aikyu, l'asso del voli di Haruichi Furudate. Sto cercando uno Spokon, cioè un manga shonen sportivo, che vada a sostituire, una parola grossa, la lettura tranquilla, la lettura senza pensieri settimanale che c'avevo con Slam Dunk, che non c'ho da troppo tempo e che... come si chiama l'ultimo manga che è uscito su Blue Lock, non sostituiva, non mi ha colpito da sto punto di vista. Questo qua, in questa edizione della Gazzetta, che è più grande, ha una carta leggermente meno bianca, mi è piaciuto, quindi probabilmente la faccio. Soltanto ho chiesto già gli arretrati, perché non ho detto all'edicolante di tenerlo e non ho trovato già dal 2 in poi, quindi speriamo che me li ritrova, altrimenti poi cercherò di fare qualcosa. Noin 6.5, questo qua in realtà ve l'ho fatto vedere un sacco di tempo fa, ve lo faccio rivedere adesso perché io sono un fesso, l'avevo ordinato in fumetteria, ma me lo sono comprato anche su Amazon, credo, e mi è arrivato, perché in fumetteria mi è arrivato tipo
settimana scorsa, questo qua in realtà su Amazon l'ho preso al day one. Certe cose non le devo fare perché non le devo fare. Comunque adesso ce n'è uno in più a 7,50. Già non valeva la pena di comprarne uno, figuratevi, io ce n'ho due. Olè! Poi ragazzi, ho finalmente iniziato a leggere, cioè ho letto 49 Prophets, Epifania di Guaglione, Speranzoni, Timpano e Rudoni. E poi ho iniziato a leggere, sto proprio all'inizio, non so se si vede il segnalibri di Dragon Ball Super Heroes, Dragon Ball Heroes, il libro di Luca Speranzoni, sempre 49 Prophets. Questo qui dal titolo Epifania, quest'altro qui dal titolo Futuro Fragile, fa parte di una scommessa degli autori di un mondo cross-mediale nel quale appunto non si parta da un media e poi si vada a finire su altri perché il prodotto ha venduto, ma si lavori già direttamente su tutti i media che si vogliono appunto colpire. Quindi abbiamo il fumetto nel quale si parla appunto di un punto di vista, di una prospettiva, è molto X-Men, ma con una dose meno supereroistica, più italiana, questi sono italiani, e pare brutto dirlo, ma effettivamente è vero, la vena supereroistica di questo fumetto è un po' più cupa, un po' più sporca, è un po' meno candida, e la cosa acchiappa parecchio. Dall'altro lato invece vediamo un uomo normale, fra virgolette, che si scontra appunto contro questa pandemia, una vera e propria pandemia. Pandemia che fa diventare alcune persone dotate di poteri particolari che vanno dalla preveggenza all'inganno della mente, al capire gli elementi tecnologici al volo, a farsi capire dagli elementi tecnologici inanimati ovviamente al volo. È una storia interessante che con la lettura del libro va molto a completarsi. Bella questa cosa qua. Io probabilmente credo che loro abbiano in mente anche già una serie animata o direttamente un film, non so se in animazione o come, anche perché Guaglione è già stato regista di due film, Mine e Ride, che vorrò andare a vedere perché onestamente ancora non ho visto. Mi ha colpito questa cosa qua e sinceramente sono due cose che possono essere lette a sé stante, ma hanno dignità anche e soprattutto di essere lette insieme. Questo qui è un volume zero, fra virgolette, il fumetto intendo, perché non finisce in realtà, quindi qui non c'è un numero, non ci dice che è il numero uno. Probabilmente stanno cercando di capire come andrà, per vedere se possono appunto produrre altri fumetti. Il libro non so se si va a concludere, non credo che abbia lo spazio per chiudere questa vicenda, perché è veramente interessante e molto molto ampia. Vedremo anche questo. Poi il caso editoriale del mese, ragazzi, Zagor Flash, La scura e il fulmine. Ringrazio tanto Bonelli di avermi fornito questi due cartonati. Il 28 registrerò un'intervista con i due autori, Uzzavo e Masi. Anzi, se passate per il gruppo Telegram, mi raccomando, lasciate qualche domanda se volete per loro due. Sarò molto molto contento, molto felice di girargliele. Ne ho già parlato tantissimo in live da altri, in dei video brevi, in dei video un po' più lunghi. Non vi sto qui a tediare con i altri discorsi, vi dico soltanto che comunque è un volume che ha una sua dignità forte, che va oltre anche alla storia che c'è all'interno. Vedere insieme nella stessa copertina due personaggi importanti nell'immaginifico italiano ma anche estero come Zagor e Flash, e leggere una storia che si tiene in piedi è bello. È bello, storia anche parecchio lunga.
nelle due edizioni normale e variant, variant di Alessandro Dell'Otto, normale dello stesso Gianfelice, autore dei disegni dell'opera. Con questo qui finiamo questa lunghissima buffata, mi ero ripromesso di non farne più così lunghe, ma quando mi si accumulano i fumetti, ragazzi, è decisamente impossibile andare più piano, cioè con qualche parola sul singolo fumetto, altrimenti è una lista della spesa. Noi ragazzi ci vediamo domani per il prossimo video, probabilmente domani andrà in onda la live che c'è stata già il martedì di Bonelli Semitica. Abbiamo parlato dell'audace impresa contro i fascisti di Gianluigi Bonelli, non ve la perdete perché è una cosa veramente bella e che caratterizza l'inizio dell'avventura editoriale di Gianluigi Bonelli, di Tea Bertasi, di Daini, di tutti quanti quelli che hanno partecipato in quegli anni, di Cossio, a questo grande progetto che poi è diventato appunto Sergio Bonelli editore, ma che allora era soltanto un sogno e un azzardo appunto come la lotta partigiana che fece Bonelli anche soltanto senza imbracciare mai un fucile, ma attraverso i suoi fumetti, attraverso anche delle azioni concrete che delle quali parlo appunto lì nella live. Quindi ci vediamo domani, mi raccomando, e poi tutti i giorni ovviamente alle 14.30 su Arcade Caffè, in replica la mattina dopo sul secondo canale, iscrivetevi anche lì se vi va. E vi ricordo che, ecco, volevo fare la figata, arrivati a 1000 facciamo la live collezione in cui vi faccio vedere praticamente tutti i fumetti che ho, che non sono tantissimi, però sono belli. Ciao belli.